Oggi iniziamo il mese di marzo e da pochi giorni abbiamo iniziato la Quaresima. Siccome i primi giorni di marzo per lo più vengono celebrati dei santi poco conosciuti, e allora noi ci dedichiamo ad approfondire alcuni aspetti della Quaresima, che è il tempo più forte dell'anno per quanto riguarda la grazia che noi riceviamo di convertirci. Naturalmente non è che esistono santi di serie A e santi di serie B. I santi sono coloro che stanno davanti al trono di Dio, ma i primi giorni di marzo realmente vengono festeggiati dei santi che sono vissuti in epoche molto lontane da noi, il Medioevo, il periodo della evangelizzazione, la prima evangelizzazione delle isole britanniche, per cui possiamo approfittare, proprio perché sono santi poco conosciuti e poco pregati, per sottolineare alcuni aspetti della Quaresima. Innanzitutto, ecco, la Quaresima è un tempo dell'anno liturgico in cui c'è la grazia della conversione. E che vuol dire convertirsi? Ecco, convertirsi può avere due significati. Il primo significato, quello greco, usato anche dal Vangelo, che il Vangelo mette in bocca a Gesù, è il verbo greco metanoeite, convertitevi. E metanus, al di là del pensiero, cambiamento di pensiero. Che cosa vuol dire praticamente la conversione secondo questa parola greca metanoeite? Vuol dire cambiamento di mentalità. Quindi noi acquistiamo sempre più il pensiero di Cristo, sempre più la mentalità di Cristo, sempre più il modo di vedere e di percepire la realtà similare a quella di Cristo. Noi siamo discepoli di un maestro, il maestro con la M maiuscola, per cui dobbiamo imparare a vedere il mondo, la vita e Dio come lui lo vedeva, come lui lo vede. E allora Dio, lui come lo vede? Lo vede come suo padre. Noi dovremmo imparare a vedere Dio come nostro padre, come colui che provvede a noi, che ci difende, che ci nutre, che ci dà forza, ci incoraggia. Dovremmo vedere il mondo come un qualcosa di passeggero, come un tempo di palestra per imparare ad amare, per poi poter amare realmente nell'altra vita. E dovremmo vedere anche noi stessi come creature di Dio, come figli di Dio. Ecco, dovremmo avere verso Dio un cuore di figlio, verso il prossimo un cuore di madre e verso noi stessi un cuore di giudice, come diceva San Pasquale Bailon. Un altro aspetto della Quaresima è quello del perdono. Il perdono è essenziale nella vita cristiana. E perdonare vuol dire cambiare anche vita, convertirci. Non è necessario che noi il perdono lo sentiamo, l'importante è che lo vogliamo. E infatti il secondo senso che noi possiamo dare alla parola conversione è quello di cambiamento di direzione. Quando diciamo inversione a U di una macchina, no? È la stessa radice della parola conversione, è la parola latina cum versio. Quindi quando uno sta andando verso un luogo, si accorge che la strada è un po' più alla larga, oppure è stata presa alla larga, oppure non è la strada proprio precisa, uno raddrizza il tiro e quindi così dobbiamo fare noi quando ci convertiamo. Ma c'è una sorta di filastrocca molto bella che collega al perdono i tre pilastri della Quaresima. Il primo pilastro è la preghiera, il secondo è il digiuno, il terzo è l'elemosina. E allora la preghiera senza perdono è una perdita di tempo, una perdita di parole. Il digiuno senza perdono è una perdita di chili, ma non è un'opera di Dio, è una perdita di cibo. E l'elemosina senza perdono è una perdita di soldi. E
ma non è un'opera di Dio.